molte malattie neurodegenerative sono malattie in cui la degenerazione è molto diffusa e quindi il trapianto cellulare ha poche prospettive, ma in alcune specifiche malattie come la malattia di Parkinson o la chorea di Huntington, dove la degenerazione è focale ed è limitata solo ad alcuni tipi neuronali, il trapianto di neuroni derivati da staminali può essere assolutamente curativo, è una tecnica terapeutica da seguire e in effetti ci sono già dati ormai pubblicati, in particolare dal gruppi svedesi, che hanno veramente dimostrato ormai in modo convinto che questi neuroni riprogrammati sono veramente capaci di integrarsi e recuperare le funzioni perse dai neuroni degenerati. Per cui la strada è spianata per cominciare a pensare all'uso di queste cellule in clinical trial, in trial clinici transnazionali, quindi a livello europeo, per provare queste nuove terapie innovative. L'uso di modelli animali di malattia non è solo prioritario, è necessario. Noi non possiamo valutare le nostre ipotesi di nuove e innovative terapie se non lo possiamo applicare a dei modelli animali di malattie, modelli che siano in qualche modo ricapitolano in modo chiaro e genuino la patologia nell'uomo. E la prova lo è la malattia di Parkinson, dove i modelli animali di questa malattia hanno delle limitazioni e queste limitazioni stanno causando un grande ritardo nello sviluppo delle possibilità nuove terapeutiche, perché non abbiamo un modo dove provare i nostri approcci, perché il modello va bene per alcune sintomi della malattia ma non per altri. Quindi c'è non solo bisogno di utilizzare i modelli animali ma di svilupparne nuovi, perché ne abbiamo necessità per avere modelli ancora migliori delle malattie che noi vogliamo curare.